Ciao, adesso andremo a realizzare una mascherina un po' particolare. La cosa più singolare della mascherina è la forma della spugnetta, perché io l'ho tagliata esattamente come mi serviva per realizzare la mia mascherina. Sicuramente si troveranno delle spugne in commercio della forma di questa stessa forma, ma io non trovandola ho deciso di tagliarla, quindi la particolarità di questo video è che ho una spugnetta tagliata appositamente per la forma che mi serve fare e quindi potete fare direttamente la stessa cosa anche voi tagliando una spugna vecchia, insomma una che ne usate, la usate un pochino di meno, creando una forma presso a poca goccia. Andiamo a vedere come realizzeremo questa maschera e spero tanto che vi piaccia. Intanto ecco i colori che ci servono. Allora, prima di tutto ci servirà uno split cake, io utilizzerò questi colori. La mia spugna è già umida e l'ho già un pochino sporcata di colore, quindi basterà spruzzare il colore e raccoglierlo in questo modo, lasciando la parte più stretta più scura. Poi ci servirà uno split cake, comunque un abbinamento sempre bianco e verde acqua, e un color fucsia, questo qui. Per finire, per le rifiniture, come al solito, userò il bianco e il nero. Poi, per quanto riguarda i pennelli, ci serviranno due pennelli, anche questa volta a lingua di gatto, e poi dei pennelli a punta. Ne utilizzerò uno a punta 02 e due a punta 04, e dei glitter. Basta così. Vediamo la mascherina. Bene, allora, per prima cosa utilizzo questa spugnetta tagliata appositamente in questo modo per posizionarla sopra l'occhio, quindi la parte più stretta andrà qui e la parte più larga invece all'esterno. E andrò a fare questo lavoro. Rimane con gli occhi così, eh? E dall'altra parte. Adesso io non voglio uscire troppo dalle sopracciglia, quindi esco solamente un pochino. Nel frattempo che si asciuga, spruzzo un pochino di glitter. Bene, adesso sono andata a prendere sul mio split cake questi due colori, quindi bianco e verde acqua, e vado a fare un po' come prima dei petali, schiacciando dall'esterno del disegno verso l'interno, in questo modo, facendo un contorno della base che avevamo precedentemente fatto, quindi fino leggermente vicino all'occhio. Ok, poi la stessa cosa la faccio nella parte bassa, schiacciando dall'esterno verso l'interno, facendo delle gocce che verranno sfumate bianco e verde acqua. E anche da quest'altra parte, quindi schiaccio, vado verso l'interno, una un pochino più lunga e le altre un po' più corte. Bene, adesso invece ho caricato il pennello sempre con il fucsia e un pochino di bianco come nel video precedente e vado ad aggiungere qualche altro petalo, non molti ma qualcuno qui nel bordo esterno e anche qui nella parte inferiore. Posso anche leggermente sovrappormi. Quindi ne aggiungo qualcuno qui in alto, schiacciando verso il basso, cercando di farli dalla più grande, più grande al più piccolo. Bene, allora fatto questo, con un pennello a punta 02 vado a fare tutte le rifiniture. Poiché la mascherina è già molto bella ed è anche molto facile fare tutti questi effetti perché il pennello è già caricato con due colori, vi consiglio di non fare troppe linee, non fare troppe strisce bicolore, altrimenti poi dopo decorarlo potrebbe essere dispendioso, insomma ci potete mettere troppo tempo. A questo punto le decorazioni potete farle come vi piace di più, io le farò con il nero in questo modo, quindi se vi piacciono potete replicare le mie. Quindi vado a ripassare le sopracciglia e chiudo qui all'angolo esterno dell'occhio. E poi vado un pochino verso l'interno facendo un giro.
mentre in questa parte concludo con delle gocce. Bene, adesso sto facendo tutti i contorni. E quindi anche qui schiaccio e poi rientro dentro, quindi la parte che rientro dentro deve essere molto leggera. Bene, poi vado a fare la stessa cosa anche sotto. Poi faccio delle lineette al centro come se fossero dei veri e propri petali. Decorazioni finali. Bene, adesso la stessa cosa, vado a farla da quest'altro lato. Bene, fatto questo, se vi piace potete rifinire il tutto con un pochino di bianco, quindi ovviamente potete fare le solite stelline. E anche dei colpetti di luce in alcuni punti. E anche, se vi piace, un po' di contorno bianco. Ovviamente tutti questi dettagli li potete aggiungere a seconda del tempo che avete a disposizione. Io li sto mettendo tutti per adesso per farvi vedere come la farei io, poi sarete voi a gestirvi in base al tempo. Bene, la mascherina è finita, spero vi piaccia, a me tantissimo. Noi ci vediamo direttamente tra 3 giorni, dove vi farò vedere l'ultima mascherina e ci vediamo presto. Ciao!